Cari amici Granata, eccoci a Bologna, pronti per la sfida di questa sera al Dall'Ara. Qui con noi, subito dei tifosi che hanno seguito il Toro in trasferta. Sempre, Sempre Forza Toro, anche sempre, loro. Sempre. Forza Toro. Allora, come mai avete deciso di pernottare a questo punto e non una toccata e fuga e basta? Non abbiamo più 20 anni. No, dopo tanti anni di Toro e tante partite in casa in trasferta, adesso che siamo felicemente Accompagnati accompagnati dalle signore, anche loro tifose del Toro. sempre, certamente, Assolutamente. sì. E abbiamo deciso di fermarci qui per passare anche una serata. Lui conosce anche amici qua a Bologna. Speriamo sia una bella serata, sicuramente, dai. Allora, probabilmente giocherà Meggiorini con Barreto davanti. Come vedete questa scelta del mister? Era ora. Bene, bene, Bene. io vedo che quest'anno è la coppia che probabilmente ha dato più certezze, anche se sbagliamo ancora tanti gol, però come gioco probabilmente quella che al di là dei singoli è forse la coppia che dà maggiori garanzie, non per niente è quella più schierata da quando è arrivato Barreto. Ecco, insomma, chi può essere invece l'uomo partita di questa sera? Nuova Dura. partita, è dura, è dura Speriamo perché, cerci. comunque il Bologna è una bella squadra, ha dei campioni come uno su tutti forse Diamanti, anche Gilardino. Probabilmente può essere sbloccata da, secondo me, voglio, tocchiamoci. No, che portarogna. Vabbè, dai. Penso un gol, calcio da fermo, calcio d'angolo, gol di testa dei difensori. Magari Glick, quindi, che l'altra Certo, volta grande, grande Glick. era cattivo. L'idolo dei tifosi ormai è diventato Glick. Va bene, allora salutiamo questo gruppo di tifosi che con noi seguiranno la sfida del Dall'Ara. Da Manolo Chirico è tutto per Toro News. Forza Toro sempre. Sempre, Sempre forza Toro, Toro! forza Toro.